Prendiamoci una pausa del conflitto e torniamo qui a casa, perché anche qui ci sono un sacco di cose da dire. La Meloni infatti continua a fare le cose, governa, cresce nei sondaggi, mentre il Partito Democratico, come era ovvio che fosse, no, si è fermato a discutere. E la cosa drammatica è che, almeno per il momento, più di tanto non potrà fare. Quindi vediamo un po' cosa sta facendo la Meloni, in che modo sta continuando a crescere nei sondaggi e che ne è di ciò che rimane dell'opposizione del Partito Democratico. Sempre ammesso che debba rimanere il Partito Democratico l'opposizione. Sigla! Partiamo dalla cosa più importante che ha fatto di recente il governo Meloni, ossia la legge di bilancio. Per chi non lo sapesse, la legge di bilancio è la legge più importante dell'anno, quella legge dove il governo spiega come intende spendere i soldi del bilancio statale. In realtà è enormemente più complesso, ma il discorso è questo. Il governo dice: questo è il bilancio dello Stato e ci sono questi altri soldi che muoveremo per fare le cose. Quindi, come intuirete, non è una cosa puramente tecnica, ma estremamente politica, forse una delle più politiche di tutte, perché è con quei soldi che il governo porterà avanti le sue politiche che andranno a impattare direttamente sulla vita della gente. Per intenderci, è con la legge di bilancio che tre governi fa, il Movimento 5 Stelle e la Lega avevano messo su il reddito di cittadinanza. Quindi, nel caso specifico, questa legge vale circa 32 miliardi di euro su un totale di, se non sbaglio, 800 miliardi di spesa pubblica. Quindi, come vuole spenderli la signora tutti questi soldi? Dobbiamo vedere il contesto. Come sapete, il nostro paese non è che risplenda economicamente parlando. Nonostante la crescita del PIL dell'ultimo anno, l'Italia soffre molto per l'inflazione, che ha quasi raggiunto il 12% su base annua, e poi il caro energia. Rispetto all'anno scorso, il prezzo del gas è aumentato di più del 60%. Che ovviamente per le famiglie meno abbienti è una mazzata terrificante. Per questo motivo il governo ha portato avanti una politica di aiuti nei confronti delle famiglie e delle imprese per appunto contrastare il caro vita. Per la stragrande maggioranza parliamo appunto di un supporto contro il rincaro dell'energia. Quindi troveremo sconti per le aziende che acquistano gas sotto forma di crediti d'imposta, quindi appunto degli sconti sulle tasse. Poi avremo un'estensione dell'ISEE per le famiglie meno abbienti per poter accedere al cosiddetto bonus bollette, poi una serie di sconti sull'IVA, agevolazioni varie. E quindi, visto che la maggioranza di questi soldi vanno appunto contro il rincaro dell'energia, rimangono circa 14 miliardi di euro con cui il governo Meloni vuole fare le sue cose. E sono questi appunto i soldi importanti, perché ci permettono di capire esattamente che cosa vuole fare la Meloni e quali sono appunto le sue priorità, sia fattuali che di pura propaganda elettorale. Vediamo un pochettino. Uno dei punti più fighi che mi hanno colpito è l'innalzamento della quota delle partite IVA forfettarie da 65.000 euro a 85.000 euro. Per chi non lo sapesse, le partite IVA forfettarie sono quelle partite IVA che fatturano meno di 65.000 euro e sono delle partite IVA che non pagano l'IRPEF, una delle più importanti imposte del paese che servono per dire per gli ospedali, l'esercito, le strade, come gli altri, ossia appunto con un sistema di tassazione progressivo che può arrivare fino a circa la metà del reddito, ma invece pagano un'altra imposta, l'imposta sostitutiva dell'IRPEF, che è nettamente più bassa, una delle più basse di tutte. Per questo motivo molti di questi autonomi, non tutti ovviamente, però c'è la tendenza di questi autonomi a dichiarare di aver fatturato meno di 65.000 euro per restare appunto in questo tipo di regime fiscale agevolato. Quindi il discorso del governo è molto semplice, ossia vabbè, ti aumento lo scalino, quindi c'è più gente che ha più voglia di dichiarare, quindi far emergere il sommerso. Il problema è che appunto questo passaggio, ossia ti aumento lo scalino e la gente più onesta, è almeno ampiamente dibattuto. Quello che invece è stato ampiamente dimostrato nel corso dei decenni è che la gente tende a fare meno scherzi quando ci sono più controlli, e questo è ovviamente uno dei tanti drammi della nostra umanità, ossia che una legge la puoi far rispettare soltanto se hai i muscoli per farla rispettare, perché appunto la responsabilizzazione del cittadino è un discorso molto delicato, drammaticamente. Non a caso, l'evasione fiscale in questo paese sta continuando a diminuire e siamo anche contenti perché dovremmo essere circa adesso sotto i 100 miliardi e appunto siamo pure contenti grazie anche a degli strumenti come per esempio l'obbligo della fatturazione elettronica. Ora, intendiamoci, la pressione fiscale in questo paese è altissima, circa il 43%, una delle più alte in tutta Europa, con dei servizi che appunto ci sarebbe tanto da discutere. Spesso abbiamo la sensazione che lo Stato butti questo denaro, ed è anche vero, in tipicamente vaccate che non servono alla crescita del paese, che non aiutano appunto nei servizi, la gente, quindi ci fidiamo anche molto poco dello Stato, tutto quanto vero, però appunto dare un aiuto anche abbastanza importante a una categoria di lavoratori che, anche per come è strutturata la cosa, è molto più prona a evadere, non so quanto sia il colpo di genio.
Notiamo anche un'altra cosa: la Meloni non si è mai lanciata nella grande idea della flat tax, ossia appunto quel sistema di tassazione a regimi minimi raccontato da Berlusconi, da Salvini, perché la sua tradizione di destra è una destra più interventista per quanto riguarda lo Stato, quindi il bilancio non vuole fare neanche troppo casino. Ma in questo modo, proponendo appunto questo aumento nel forfettario, può non solo fare contenti o addirittura sterilizzare i suoi due alleati, ma se riesce addirittura a intascarsi la vittoria può raccontare: avete visto ragazzi, noi la destra abbiamo abbassato le tasse. Grande classico della destra internazionale. Anche se appunto questo abbassamento non andrà a beneficiare statisticamente parlando la grande maggioranza del suo elettorato, anche perché, autonomi o dipendenti, la stragrande maggioranza degli italiani ha un reddito che non supera i 30.000 euro l'anno, quindi nel caso andrà a beneficiare le categorie con i redditi, chiamiamoli medio-alti. Ma appunto in questo modo, sempre se riesce a intascarsi la vittoria, potrà potenziare il suo supporto elettorale in questa categoria di persone e al tempo stesso nei confronti dei più distratti potrà dire: avete visto? Abbiamo abbassato le tasse. Che significa che la misura è una misura rivolta al ceto medio, non è una misura per favorire i ricchi, è una misura che serve a riconoscere il lavoro e i sacrifici di chi in un momento così difficile riesce a fare meglio. Sempre per seguire la tradizione della non lotta all'evasione, abbiamo altri due punti. Per cominciare, un po' di pace fiscale. Il governo ha deciso di stralciare tutte le cartelle esattoriali, ossia i debiti nei confronti dello Stato, che siano inferiori ai 1.000 euro. Per le cifre superiori, invece, maggiorazioni limitate e una rateazione a 5 anni. E poi, come forse avrete sentito, una bella spinta al contante. Si passa dai 2.000 ai 5.000 euro, con tanto di aumento di 60 euro al tetto necessario per l'obbligo del POS. Ora, la storia del contante. La Meloni l'ha giustificata raccontando una storia, ossia che non c'è correlazione tra l'aumento dell'uso del contante e l'aumento del sommerso. Anzi, dicendo che in paesi come per esempio la Germania, dove non ci sono limiti all'uso del contante, lì l'evasione fiscale è bassissima. E la cosa figa è che questa storia l'aveva raccontata anni fa anche Renzi durante il suo governo, che appunto prima che le riportassero a 2.000, lui l'aveva portato da 2.000 euro a 3.000 euro, raccontando la stessa storia, non c'è correlazione. Il fatto è che non è così vero. Ora, non c'è una grande letteratura in merito, ma c'è uno studio della Banca d'Italia che si riferisce proprio al periodo di Renzi. E il verdetto dello studio diceva che in realtà sì, ossia che per l'1% di aumento di spese attraverso il contante c'era un aumento che oscillava tra lo 0,8 all'1,8% di aumento dell'economia sommersa. Quindi, secondo lo studio della Banca d'Italia, la correlazione c'è. Come? D'altronde pensiamoci un attimo, di nuovo siamo il paese che è contento quando abbiamo anche soltanto un po' meno di 100 miliardi di evasione fiscale, non ci fidiamo dello Stato, la pressione fiscale è altissima, quando c'è la possibilità di usare ancora più contante, che cosa faremo mai? Infatti poi successivamente Padoan, il ministro dell'economia di Renzi, disse che l'aumento del contante era stato un errore, che lui era addirittura contrario. Ma a questo punto perché la Meloni vuole aumentare il contante? Per due motivi. Il primo è che il nero, per quanto nero, alimenta un'economia. Un'economia sommersa, ma comunque un'economia. Ma secondo me la motivazione principale è politica, ossia che questa è una strizzata d'occhio nei confronti appunto dei commercianti, il macellaio pino che può prendersi 20 euro senza dover stare lì a battere macchina. Poi il fatto che il POS sia stato aumentato da 30 a 60 euro con penali già minime è una festa. Pensate ai tassisti, quanto sono contentissimi! E appunto è un colpo dritto in faccia ai consumatori. Non a caso Federconsumatori sta montando un casino. Su questi ultimi due punti io prenderei anche in considerazione l'opinione della Corte dei Conti, che in un documento del 2 dicembre dà la sua opinione e sostanzialmente dice: una riduzione del contante rende ancora più difficile le attività illecite e al tempo stesso i pagamenti elettronici non solo aiutano il consumatore, ma aiutano a far emergere tutto il sommerso in quei settori dove appunto si tende a immergere. Non gli piace il contante. Ah, sempre parlando di soldi, il reddito di cittadinanza. La Meloni, insieme alle altre destre, ha mantenuto la sua promessa, ossia un bel taglione. Ad agosto del prossimo anno, per tutti gli abili al lavoro senza un impiego, verrà tolto il sussidio, oltre che lo stop dell'erogazione dopo il primo rifiuto. Ad oggi sono due. Quindi tutta questa gente dovrà trovare lavoro entro 7 mesi. Che considerando il totale fallimento del reddito di cittadinanza per quanto riguarda l'aspetto del trovare lavoro alla gente, figurati. E secondo lo stesso governo, le famiglie coinvolte in questo taglio sono circa 400.000 su poco più di 1 milione. Se vi impressiona che così tante persone rischino di finire sotto la soglia di povertà, eliminando uno dei pochissimi strumenti di protezione sociale, non temete, perché dal 2024, povertà o non povertà, anziani o disabili, non importa, il reddito verrà completamente abolito. Oh, finalmente, basta, questi poveri, cosa hanno fatto per noi poveri? Sono forse italiani, poveri? Basta, ora lo so cosa pensate ogni volta, sono accerchiato, la pensate tutti allo stesso modo. Ogni volta c'è il commento del tipo: Gio, io sono convinto che bisogna aiutare la gente, però cosa?
Però cos'è la storia delle frodi? È la storia delle frodi? Perché sostanzialmente nel corso di un anno e mezzo sono stati trovati, a parte dell'Agenzia delle Entrate, 170 milioni di euro presi in maniera indebita alla gente che appunto truffava, diceva bisogno di reddito e se li prendeva. È ok. Ma voglio anche ricordarvi che nello stesso periodo di tempo sono stati trovati, per fare un esempio, nel settore dell'edilizia, l'Agenzia delle Entrate ha trovato delle truffe per quanto riguarda i crediti d'imposta di valore di circa 6 miliardi di euro e abbiamo appunto sempre 100 miliardi di euro di evasione fiscale. Quindi non esiste un settore in questa economia dove non ci sia qualche magheggio di sorta, la nostra economia funziona anche grazie a questo. Però santo Dio, andare a distruggere una misura che costa pochissimo rispetto a tutto quanto il resto, che ha un impatto su letteralmente più di un milione di famiglie, soltanto perché appunto si rubacchia un po' veramente pochi milioni, che rispetto a tutto il resto è uno scherzo, mi sembra veramente un'esagerazione, tra tutto, anche perché poi la discussione non è mai sull'utilità del beneficio, quanto costa, quanto non costa, è sempre sull'idea del dare i soldi alla gente sul divano, perché questa narrazione si danno i soldi, ho fatto 3 video su Reddito di Cittadinanza, andate a guardare quelli. Però lo so, non ne parlo più, perché non ci schiodiamo, Vico, non ci schiodiamo. Ora, questi sono solo alcuni dei punti principali della legge di bilancio Meloni. È importante notare che, nonostante non sia ancora tutto chiarissimo, circa 2/3 della manovra verranno finanziati a debito. Tutto il resto invece arriverà da qualche tassa, l'abolizione del reddito e altre misure non ancora specificate. Ma già con queste misure possiamo capire tantissimo sui veri obiettivi della Meloni e soprattutto sul come mai sta continuando a crescere nei sondaggi. E come al tempo stesso il Partito Democratico, la cosiddetta opposizione, non riesce a rialzarsi neanche per sbaglio. Ne parliamo tra un attimo. Ora, nel caso voleste scappare dall'Italia, ricordate, all'estero almeno l'inglese lo dovete parlare. Per questo motivo lo sponsor di oggi è Cambly, che molti di voi conoscono già. Allora, si tratta di una piattaforma e-learning, disponibile sia su PC che su Apple Mobile, in cui è possibile migliorare il proprio inglese con delle lezioni private con dei tutor madrelingua. Lo sapete quanto è importante l'inglese per lo studio, per il lavoro, ma anche come idea di miglioramento personale. Quindi, visto che sta pure finendo quest'anno angosciante, perché non cominciare il nuovo anno con un proposito di miglioramento personale? Ma di base, com'è che funziona? È una sciocchezza. Basta iscriversi alla piattaforma, scegliere il proprio insegnante e cominciare la lezione. Cosa figa, potete sceglierlo per l'accento, tipo britannico, scozzese, australiano, oppure per gli interessi. Magari volete potenziare il vostro inglese nel vostro campo di lavoro o di studio e questa può essere un'ottima occasione. Perché appunto ci sono più di 25.000 tutors che arrivano da ogni ambito lavorativo e proprio visto che sono così tanti, il servizio è disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Ma se volete qualcosa di più strutturato, Cambly offre anche quello. Ci sono quelli per corsi di inglese a livello base, intermedio o avanzato, ma anche per esami importanti come lo IELTS o il TOEFL, tanti workshop o corsi specifici su sport, cinema, aviazione, chiacchiere aziendali e potete anche riguardare le vostre lezioni per correggere gli errori. Poi Cambly mi ha detto che l'altra volta il servizio ve lo siete presi in 1000.000, quindi ho deciso di riproporre il mega sconticione. Infatti, se per caso utilizzerete il mio codice sconto JOECHRISTMAS, qua sotto in descrizione, avrete il 60% di sconto sul piano annuale, che è gigantesco, poi ovviamente potete anche regalare. Da qui le lezioni, se non sbaglio, partono da circa meno di 5 euro. Poi, come al solito, non comprate subito, fate una prova. Infatti con la mia promozione c'è la famosa lezione gratuita da un quarto d'ora, c'è la mia lezione gratuita con un quarto d'ora con cui potete fare una prova, vedere se questa cosa vi può essere utile e poi nel caso comprare il servizio con il mio grande sconticcione del 60% sul piano annuale. Quindi è un ottimo strumento per migliorare il proprio inglese, è un bel regalo di Natale, c'è anche il mio sconto gigante, il link è qua sotto in descrizione. Cambly, fatti un regalo e migliora il tuo inglese. Capelli da stronzo. Dicevamo, già così possiamo vedere quali sono le priorità della Meloni e al tempo stesso possiamo vedere come questa manovra sostanzialmente si sposi perfettamente con la sua propaganda. Infatti lo ha fatto nella maniera più furba possibile. Imposte più basse per i forfettari. In questo modo riesce a potenziare il suo supporto o almeno una rassicurazione nei confronti di quelle categorie di lavoratori e al tempo stesso magari, se riesce a intascarsi questa vittoria, rosicchiare ancora più elettorato a personaggi più economicamente liberali come appunto Berlusconi e Salvini. Aumento del tetto del contante, aumento del tetto del POS, e anche un piccolo stralcio delle cartelle esattoriali. Questo ovviamente è una strizzata forte d'occhio a commercianti, piccoli imprenditori, operai specializzati, un'ottima fetta dell'apparato produttivo per cui appunto fare le cose un po' tra noi viene molto comodo. Poi, seguendo il percorso di Draghi, una grande spinta di aiuti per il rincaro dell'energia, il caro vita. E anche se questa cosa non è stata raccontata tanto, lei può vendersela come finalmente il governo che aiuta gli italiani. E poi ovviamente ha portato a casa la gran vittoria di una battaglia politica che sta andando avanti da tanto tempo in questo paese, che è appunto quella del reddito di cittadinanza.
e loro appunto lo aboliranno dal 2024 in poi. Perché appunto di nuovo la discussione in questo paese sul reddito non è quasi mai stata su come funziona, cosa fa, cosa non fa, quanto costa, quali sono i suoi benefici, quali sono i suoi problemi da migliorare, in che modo si può migliorare, era sempre appunto puramente politica e concettuale, ossia a prescindere da tutto per l'elettorato medio la questione era sempre o aiutiamo la gente oppure perché dovrei pagare per tenere la gente sul divano. Era veramente così disgustosa. E ovviamente cosa penseranno gli italiani, cosa penserà la maggioranza degli italiani, vabbè. Quindi questa qui non è la legge di bilancio più spaventosa che abbiamo mai visto e comunque va a toccare tutta quanta una serie di punti che di fatto danno supporto, grande supporto elettorale alla Meloni, lo rinforzano e non a caso sta crescendo sempre di più nei sondaggi, mentre gli altri due o rimangono più o meno allo stesso piano o tendono a diminuire. Ecco intanto Salvini che fa? Mi fa piacere che da Messina questa mattina siano arrivati attestati di gioia da entrambe le sponde di Calabria e Sicilia per l'avvio, il riavvio di un percorso che comincia 54 anni fa. Questo è il governo e la legislatura che ha l'ambizione di posare la prima pietra e avviare questi benedetti lavori che non interessano solo Messina e Reggio Calabria, ma interessano l'intera Europa, tanto che il 5 dicembre a Bruxelles, alla riunione dei ministri dei trasporti, chiederò che questa infrastruttura strategica, questo corridoio continentale strategico, abbia un cofinanziamento europeo. A questo punto però lo voglio. Voglio che facciamo questo ponte. Voglio questo ponte enorme, italiano, ponte, sostanzialmente sterilizzato. Ora il PD? Il PD è in una abbondantemente prevista fase di confusione e discussione. Il caro Letta ha fatto davvero del suo meglio per perdere le elezioni con una percentuale addirittura inferiore a quella della precedente legislatura, quindi il partito ha pensato bene di concedergli il suo meritato riposo e il prossimo 19 febbraio ci saranno le primarie. È sempre il solito discorso, il centro-sinistra italiano perde, non sa che cosa fare, ma in qualche modo va al governo, poi perde di nuovo, non sa cosa fare, poi di nuovo va al governo, tutto così fino a che non si ridurrà a un miserabile 7% per poi scindersi in microscopici batteri. E infatti adesso ci sono tante cose di cui discutere, per esempio, con chi si allea adesso il PD? Il Movimento 5 Stelle o con Chip e Chop? A febbraio ci saranno le elezioni regionali e anche qui si sta cercando di capire che direzione prenderà il partito. In Lombardia, per esempio, dopo che Italia Viva ha imposto come suo candidato la Moratti, il PD, dopo aver raccolto la solita alleanza dei comuni tra più Europa e sinistra italiana, sta trattando per buttarci dentro anche il Movimento 5 Stelle per l'elezione di Maiorino. La Lombardia è una roccaforte della destra, improbabile che vincano, ma anche nella sconfitta sarà un'importante prova di coalizione. E anche nel Lazio ci saranno le elezioni, ma a causa della questione del termovalorizzatore di Roma, l'accordo sembra saltato e pare proprio che il candidato del PD correrà insieme al terzo polo. Quindi il prossimo segretario del PD dovrà farsi un mazzo quadro, dovrà riunire tutte quante le correnti su un obiettivo comune, dovrà ristabilire un contatto con la base sia dei militanti che dell'elettorato intorno e dovrà in qualche modo cercare di costruire un mondo che sia opposto a quello della destra, ma un mondo vero, insomma, e su questo io ci tengo tantissimo, che racconti anche un sogno. Questo per me è un pallino, perché di nuovo capisco l'idea di presentarsi come il partito della responsabilità, ma poi si trasforma ad essere sempre il partito del potere, ossia che ma avete voglia di fare un governo? Sì! Sì! Infatti poi quali sono le tipiche lamentazioni dei fuoriusciti? Ossia appunto il fatto che tutto quanto si gioca intorno a queste grandi dinamiche di potere. Il Partito Democratico è un partito gigantesco che appunto ha ancora un'enorme infrastruttura non ben costruita ovunque nel paese e che quindi è una lotta costante tra le correnti, tra appunto dinamiche di potere particolari, accordi e sottoaccordi, e si traduce anche ovviamente in un costante allontanamento della cosiddetta base, dei militanti, degli iscritti, appunto l'incapacità di comunicazione tra le due e quindi nei confronti anche dell'elettorato, l'incapacità di costruirsi anche in un obiettivo comune. Va bene che anche questa la tipica è un classico stereotipo della sinistra, ma che è sempre vero. Insomma, che bordello del cazzo. Ma è comunque l'unico partito che fa le primarie, quindi chi sono i candidati? La prima a candidarsi, e anche quella di cui si parla di meno, è Paola De Micheli, manager, ex ministro delle infrastrutture del secondo governo Conte, ma qualche anno prima anche sottosegretario di Stato alla Presidenza e al Ministero dell'Economia con Renzi e Gentiloni. Si è spesso buttata contro lo strapotere delle correnti, nonostante ne abbia passate diverse, e a suo dire la sua idea di partito dovrebbe ripartire dagli iscritti, dai militanti. E non è certo di lei che si parla, ma del ben famoso Bonaccini. Bonaccini, un uomo che per quanto colto ha la tendenza di agghindiarsi come un burino arricchito. Lo so che detto da me è un insulto, però io sono un autista, io sono legittimato, cavolo, a fare un po' il cazzo mi pare. Autista. Ma cagare.
Dicevo che divenne particolarmente rilevante per essere riuscito a vincere le elezioni in Emilia-Romagna in un periodo in cui Salvini grattava il 30% nei sondaggi e rispetto a Letta ha certamente molte carte in più. Tanto per cominciare, ha un carisma di cui mancano molti dirigenti, sa essere abbastanza populista quando vuole e anche lui attacca le correnti di cui non fa parte, dice lui fieramente. E non solo, ricalca alcuni dei punti fondamentali che i fuoriusciti del partito continuano a ripetere da anni. Intanto deve fare opposizione, io credo che ci farà bene, perché noi, pur caricandoci tante responsabilità per questo paese negli anni scorsi, abbiamo governato senza aver mai vinto le elezioni. Lei ha detto no alle correnti, basta alle correnti. Questo... Io ho detto che le correnti, per come si sono configurate, non sono state di aiuto al Partito Democratico, ma più un elemento di divisione e contemporaneamente non la miglior selezione della classe dirigente. E ha sempre fatto attività politica, infatti la sua storia arriva dalla sezione giovanile del Partito Comunista, poi la sinistra, poi dal Movimento Democratico di... No. Come che era? Ah sì, poi dai democratici di sinistra e poi nel Partito Democratico, che è importante perché invece molte delle correnti che sono molto forti oggi nel Partito Democratico non arrivano da quella zona, arrivano invece dalla Democrazia Cristiana, ma per dire anche prima, Renzi arrivava dalla tradizione popolare. Infatti uno dei tantissimi motivi per cui il Partito Democratico ancora oggi è questa macchina che non funziona, che si inceppa, che si incastra, che si incasina, che è la prima cosa fuori di testa, si sfalda, poi si cala, è che nasce comunque in una maniera abbastanza contorta, arriva da membri dell'ala moderata del Partito Comunista e dalla Democrazia Cristiana sostanzialmente, quindi anche per questo che ancora oggi non sanno prendere una direzione, perché non sanno un po' chi sanno, non sanno un po' chi sono, oh bene, sto cominciando a perdere tutti i neuroni. Comunque, se è vero che Bonaccini sembra essere molto rispettato per il suo importante lavoro nell'amministrazione regionale e locale, molti lo accusano di essere poco legato a una dinamica più grande, nazionale. Infatti non è stato né senatore, né deputato, né sottosegretario, quindi si teme che possa un po' impelagarsi nei vari giochi di palazzo che ci sono tipicamente a Roma, che è fatta anche di quello, no? E oltre a questo non sembra essere supportato dagli alti papaveri del partito, anzi, però ciononostante al momento è il candidato che sembra avere più probabilità di vincere. Ma adesso invece si parla di un'altra candidata, la Elly Schlein. La più giovane del gruppo, europarlamentare, una lunga esperienza degli ambienti più di sinistra del partito, forse vi ricorderete di lei per la mobilitazione Occupy PD, quando lei e altri giovani militanti occuparono diverse sedi del partito per protestare contro la formazione del governo Letta con gli uomini di Berlusconi e Alfano. Per farvi capire quanto è a sinistra, nel partito rappresentato l'ala legata a Pippo Civati, infatti poi con l'arrivo di Renzi la Schlein abbandona il PD e si unisce a Possibile, ma poi viene nominata vicepresidente della regione dell'Emilia-Romagna da Bonaccini e nelle ultime elezioni viene eletta deputata. Ed esattamente quello che appare. Un gran lavoro sul clima, sulla giustizia sociale, sul gender, sugli ultimi sostanzialmente, e lo fa anche con grande passione. Guardate, se volete fare un parallelismo entusiasta, possiamo, se volete, paragonarle magari alla Squad, quella appunto della Ocasio-Cortez, i Manimar. Rappresenta quindi certamente l'ala più progressista ed ecologista del Partito Democratico. Non è troppo radicale, in verità, però l'entusiasmo c'è. Quindi, raccontata così, potrebbe veramente sembrare che la Schlein sia l'opposto, la nemesi della Meloni. Da una parte abbiamo Dio, patria, famiglia, dall'altra abbiamo giustizia sociale per tutti, da una parte abbiamo immigrati arrivare a rubare, dall'altra abbiamo integrazione e bontà, dall'altra parte abbiamo mandiamo le armi all'Ucraina, dall'altra abbiamo... Cos'è che ha detto lei su Repubblica? Per chi come me viene dalla cultura del disarmo è un problema etico, ma non mi sento di demonizzare una precisa richiesta della resistenza ucraina e mi preoccupa il riarmo dell'Europa. Vabbè, grazie per l'onestà. Comunque sì, due mondi diversi, due sogni diversi, due modi di fare diversi sulla carta, sarebbe veramente un bello scontro tra i due. Dico i due perché giustamente una di loro vuole essere chiamata il presidente, quindi giustamente i pronomi non mi costa nessuna fatica, quindi perfetto. Il problema è, come fa la Schlein con il partito che si ritrova? Perché di nuovo, il Partito Democratico è un partito pieno di problemi, è un partito che nasce non troppo bene, che ha perso da tanto tempo il contatto con la realtà, con l'elettorato, con i suoi militanti, con la cosiddetta base, che si incasina costantemente, la prima cosa si sfalda, non sa dove vuole andare perché non sa neanche chi è. Quindi quando arriva qualcuno con una identità comunque abbastanza chiara, con degli obiettivi abbastanza chiari, e sono tra l'altro tutte quante delle politiche, delle idee che appartengono a un mondo solitamente giovane, quindi ambientalista, progressista, portare tutta questa roba in un mondo di centro fatto da dinosauri, in un paese di dinosauri, le prospettive non sono fantastiche. Ma se invece, al contrario, riesce a conquistare la leadership del partito, allora beh, allora... Allora un altro mondo è possibile.
perché dall'altra parte invece abbiamo un partito monolitico, che è quello del Fratelli d'Italia, dove alla guida c'è una donna che, a prescindere dall'opinione politica, questa si è sempre fatta il mazzo, ha sempre unto le giuste ruote, si è sempre spesa dove si doveva spendere e adesso è arrivata qui dov'è. E per adesso, appunto, è vero, è iniziato da poco, ma tiene la rotta. E di nuovo, staremo a vedere. Quindi ragazzi, questo è quello che ho da raccontarvi oggi. Vi ricordo di lasciare un mi piace, di condividere, di commentare, di mangiare le verdure, di essere felici, di amare, di volervi bene, di cercare di prendere un po' di serenità. Tra l'altro, appunto, sta per arrivare Natale, quindi dovete farvi dei regali. Regalatevi cambi, regalatevi il mio romanzo, appunto. E il mio romanzo è anche quello, un ottimo regalo. Noi ci vediamo prossimamente con altri video e, come al solito, peace out. Dai.